Immaginate un marchingegno che controlla e analizza gli odori dell'aria, per esempio vicino ad aziende o industrie, e che può rilevare eventuali rischi per la popolazione. Esiste e il suo nome è naso elettronico, un hardware che viene addestrato al riconoscimento e all'analisi di tracce odorose. Il naso elettronico è uno strumento sviluppato con l'idea di simulare l'olfatto umano e quindi che può operare un'analisi oggettiva dell'odore. Siamo entrati nei laboratori del Politecnico di Milano, dove questo strumento viene progettato e poi messo in pratica. Il naso elettronico è uno strumento che, per poter operare una classificazione e quantificazione degli odori, deve essere addestrato, un po' come il nostro olfatto, cioè noi siamo in grado di distinguere l'odore della mela da quello del limone perché nella vita abbiamo imparato quali sono le impronte olfattive dei due scenari. Quindi nel mio lavoro io mi occupo di sviluppare applicazioni del naso elettronico e mi occupo appunto di fare un design di quella che è la fase di addestramento specifico del naso elettronico per l'applicazione. Per quanto riguarda il monitoraggio ambientale, è uno strumento che viene utilizzato per operare un'analisi in continuo dell'odore delle emissioni industriali al fine di valutare l'impatto olfattivo che queste attività causano sui cittadini, quindi sulle aree residenziali che si trovano in prossimità degli stabilimenti, oppure può essere installato al confine dell'impianto con l'obiettivo di sviluppare una rete con funzioni gestionali e quindi operare un'analisi in continuo di quella che è l'aria ambiente al confine dell'impianto al fine di identificare in tempo reale la presenza di odori anomali e quindi che possano causare episodi di impatto olfattivo presso i ricettori e attivare delle procedure di intervento da parte degli operatori dell'impianto volte appunto a minimizzare le emissioni in atmosfera. Consente di operare delle analisi in tempo reale in continuo e questo garantisce la possibilità di acquisire dei dati in tempo reale e quindi di monitorare delle emissioni variabili e di identificare in maniera precoce delle alterazioni dei processi industriali che possono causare eventi di odore presso i cittadini e quindi disturbo olfattivo presso la comunità. Io credo che il suo utilizzo possa migliorare la convivenza tra realtà industriali e abitazioni. Gli studi condotti di recente hanno consentito a oltre 20 aziende sul territorio italiano di identificare le cause della molestia olfattiva e quindi di intervenire per migliorare la qualità ambientale e la convivenza in aree residenziali e attività industriali.